Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Alessandro Di Medio. Madre. L'associazione tra la parola madre e la misericordia sorge spontanea, quasi automatica, secondo l'andamento devoto e malinconico, o meglio nostalgico, del Salve Regina, Salve Regina, Madre di Misericordia, eccetera. Vogliamo però indagare più a fondo questo collegamento. Maria è madre della misericordia perché è madre di Cristo. Gesù è la misericordia del Padre, o meglio il suo frutto, la sua espressione. Quindi maternità e misericordia sono da associare anzitutto a Dio, secondo quanto egli stesso dice di sé per bocca del profeta Osea nel capitolo 11 di questo libro. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Anziché rispondere con ira vendicativa, Dio permette che il suo intimo frema di compassione davanti alle infedeltà del suo popolo. L'intimo, quel sentire di pancia che fa tutt'uno con l'emotività. Uno dei termini ebraici per definire la misericordia è rehanim, viscere, le viscere della madre che fremono per il proprio figlio dopo averlo ospitato. Il prologo del Vangelo di Giovanni, al versetto 18, ci dirà che il figlio è da sempre nel seno, letteralmente nell'utero, del padre. Da sempre il figlio è lo spazio della misericordia divina, di quella vulnerabilità che Dio vuole per sé, perché l'uomo con tutta la sua fragilità possa esistere. Giovanni Paolo I, il fugace Papa del Sorriso, sembra fare riferimento proprio a questo mistero della maternità misericordiosa dell'Eterno Padre nell'Angelus del 10 settembre 1978. Dice il Papa: noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo, ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando ci sembra sia notte. È papà, più ancora è madre. Non vuol farci del male, vuol farci solo del bene a tutti. I figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo di più per essere amati dalla mamma. E anche noi, se per caso siamo malati di cattiveria fuori strada, abbiamo un titolo di più per essere amati dal Signore.